Benvenuti, ma ragazzi, qua Max della Giulia Gada, oggi sono Astone e sono qui a presentarvi finalmente questo mio nuovo video. E ragazzi, questo qua è un nuovo Pink Pale, perché finalmente sto abbastanza meglio, quindi sono in grado di poter fare altri tipi di video e finally sono qui a presentarvi il Pink Pale di Tevez in forma. Come promesso, come vedete, in queste due settimane magiche proprio sto mantenendo promesse alla grande, anzi vi sto caricando addirittura un video al giorno, perché come potete ben sapere ieri ho caricato la recensione e lo squad builder con Tevez in forma e oggi carico direttamente il Pink Pale. Questo perché, per farvi rimanere sempre più attivi, per farvi capire che queste due settimane, che queste settimane di vacanza saranno veramente spumeggianti, proprio brinderemo, credo che si dica così, appunto con i video, una cosa abbastanza tattica. Comunque, come potete ben vedere, sono su Xbox One, ragazzi, una cosa molto importante è non scrivermi più di fare Pink Pale su PS3 o su Xbox 360, perché su quelle console non li farò più. Così almeno adesso sapete le cose proprio in chiaro, abbiamo le cose proprio in chiaro. Quindi ragazzi, allora, sto per twittare su Facebook, come potete ben vedere, Pink Pale Tevez in forma Xbox One. Per partecipare inviate la richiesta a Alexazzo, ovviamente su Xbox One. Una volta fatto ciò, entrate nella mia lista dei followers, che è, adesso ve la faccio vedere, che è questa qua, follower. E una volta essere entrati in questa lista, voi sarete in grado di potermi invitare al vostro gruppo. Ecco cosa dovete fare: invitatemi e io poi accetterò l'invito a caso. Dato che poca gente ancora all'Xbox One, infatti volevo aspettare Natale, diciamo, per fare Pink Pale, dato che so che molti dei miei iscritti prenderanno l'Xbox One a Natale, io accetterò il secondo invito, il primo, facciamo così, io accetterò il primo invito che al gruppo, appunto, che riceverò, ecco. Quindi facciamo così, twittiamo su Facebook e aspettiamo. Anzi, intanto volevo dirvi di passare ovviamente da FIFA con il test, vi ricordo che domani usciranno gli sconti, ma come promesso, credo, non ne sono sicuro, di far uscire un video domani, il video dell'estrazione e forse del nuovo contest, anche se ragazzi ho in mente di fare due o tre video magicissimi, magicerrimi prima di Natale, però appunto devo ancora gestirmi un attimo coi tempi. Allora, io ho twittato su Facebook, una cosa che ci avevo anche da dirvi è che utilizzo questo metodo, diciamo, perché non so più se si possa invitare una persona che non sia tra le liste amici direttamente da FIFA. Ecco, magari fatemelo sapere, oppure consigliatemi dei metodi di scelta, di estrazione abbastanza veloci, perché già così io credo che ci metterò un po' di più rispetto al solito. Perché io di solito cos'è che facevo? Gioca con amici online. Cosa vi dicevo di fare? Andare a giocare con amici online ed invitare una gamer, tal che appunto quella di Lexato. Comunque, ora aspettiamo il primo invito, ecco. È arrivato, yes, accettiamo, madonna, ci sono solo io nel gruppo, siamo in due, madonna, si parte, ma che stiamo, partiamo, minghie, quindi aspettate un secondo perché io non sono ancora esperto, non so come utilizzarlo al meglio ancora, noi dobbiamo fare gioca con amici online, allora aspettate e lo invito, madonna che magico, aspettate che poi si sente tutto dal Kinect, adesso stop, scrivo un attimo stop, poi... Non è arrivato, no! Ti prego, veloce, vieni. Non farmelo saltare. Dai, non viene, ragazzi, si cambia quindi. Che bolle. Questo, dai, accettiamo questo, via. Così, proprio casuale, accetta. Ok, ora devo riandare su FIFA perché, ragazzi, c'è una magicata che non è magica, che praticamente io ho FIFA scaricato dallo store, ragazzi, non prendeteli mai giochi così, è un consiglio personale, prendete quelli su disco perché hanno sempre problemi, io continuo ad avere problemi con questo FIFA, cosa succede? Mi torna sempre al menu principale dopo una partita, questo sempre, oppure anche durante le partite a volte, una volta appunto come avete appena visto. Allora, ora tutti mi stanno invitando, però ho già accettato già un invito al gruppo, questo qua è il secondo, perché il primo non c'era, errava, ha errato qualcosa. Quindi stiamo aspettando di entrare nel gioco, noi ci sentiamo appena lo invito. No, se n'è andato dal gruppo. Che palle. Ha lasciato il gruppo, quanto è furbo. Allora, riaccetto quello di prima. 10 secondi, 9, 8, 7, 6, 5... 4, vieni, 3, 2, 1, yes, è venuto, madonna, che fondo schiena, quindi si può partire, oh mio Dio, togliamo, vai, per giocare,
No. Teve Zenji, è questa. Avrò sbagliato qualcosa. È questa! Si parte quindi! Meno male che non mi ha fatto giocare, perché se no io avrei giocato con una squadra sbagliata! 4-4-2! Baggaterrimo! Della Bundesliga, Barca Premier League in porta, Cech, Company, Vidic, Texas Ranger, Walker, Chuck Norris. E se Chuck Norris parla Vanvera, Vanvera risponde. E possiamo partire, diciamo. Adesso dovrò anche imparare a andare offline, diciamo così, che appunto non mi arrivino tutti gli inviti. Comunque si è partiti subito con Paul. Mamma mia, si è partiti male. Si è partiti male. Pepe. Pepe. Sale. Oh, che battuta. No. Dobbiamo stare calmi perché abbiamo un giocatore da... Oh my god. Abbiamo un giocatore da... Oh my god. Ripartenza. Paul. Madonna! Signor arbitro! Oh! Yes! E c'è il gol! Non si poteva partire meglio! Madonna! Ho rotto qualcosa! No, no, non ho rotto niente! Non ho rotto niente! Al terzo minuto siamo già in vantaggio per 1-0! Granderrimo gol di... E chi è? Voglio sapere chi è sto magico! E il Kun Agüero mi sembra! Buono, dai! 1-0, questo Pink Pale parte alla grande, le ultime parole famose. No, però ragazzi, vi volevo dire di mettere un bel mi piace se raggiungiamo i 1200, anzi io voglio i 1300, perché io sono stato male fino a ieri e oggi vi sto già caricando un video, ancora, e Kun Agüero, madonna. 1-2, è partito, il Kun, ho fatto una cunnata, calcio d'angolo, ho fatto una però Nasri la mette. E io ora so che esci, quindi non ti conveniva farmelo sapere. Pepe sta salendo. No. Basta scherzare, perché queste sono serie. Ma che caspiterina ho fatto, Gesù bambino. Ma merdaccia la puzzona vacca. Che bucio. No. No. E c'ho lo spintero. No, fammelo rivedere il gol, perché io ragazzi, quando il gol lo rifà rivedere, c'ho sempre i brutti presentimenti del tipo: avete fatto così schifo che sapete anche voi. Sapete anche voi quanto sto gioco fa schifo a volte? Non fate neanche vedere i replay. Però noi. Pici. Cos'è? Madonna, c'ho. Dato che era un po' che non li facevo, c'ho lo spinterogeno stra-alto. Madonna. È alterrimo. Madonna! Ehi! L'ha visto e la legna parata. Mannaggia, calcio d'angolo. Manduerimes! Madò! Mi gufa contro, che immagino che caressa. Op! Nasri! La botta! Madonna! Brividi! Oh mio Dio, che azione! Oh mio Dio, che azione! Mamma mia! No. Di testa me la! Madonna! Sì! No! Come ha fatto? Come? 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 No! No! Dio santo Gesù, t'avevo detto di metterla di là! Porca miseria! Ah! Me la puppi! Yes! Yes! Dai! Mamma mia, 2-2! La Vezzi? Dai! Sì! Yes! 3-2 all'87esimo! Calmissimi! Mamma mia, lo spinterogeno! Non devo fargli fare gol adesso. Facciamo risalire il crimine guardando il replay, perché dovete sapere ragazzi, le mie ultime 6 partite sono state 5 sconfitte e un pareggio. 5 sconfitte e un pareggio, è tanta roba. Dai, fermissimi, madonna che partita. Voi dovreste sentire il mio corazon. Guardate poi l'eleganza. L'eleganza.
Basta, ormai in tutti i video mi messo troppo elegante. Opla. Ehi, signor arbitro! Signor arbitro! Ma stiamo scherziamo? No! Sì, 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 yes! Slegnagliela su e falla finita. Falla finita. Yes! Mamma mia, l'abbiamo vinto. Yes! Oh! Voglio due... No, magari. Voglio 1200 mi piace. 1200, anzi, 1000 entro domani. E questo, con questo dico tutto. E abbiamo vinto. Poi, ragazzi, vi volevo dire, magari qualcuno di voi si sta chiedendo perché non ha messo la musica. Hanno tutto il copyright ormai. Infatti mi hanno segnalato, avete presente il video dove avevo trovato Jesus Navas, che tipo era tutta era tutto un linguaggio facciale perché io stavo zitto, quindi ovviamente sentiva la musica del gioco. Mi hanno segnalato quel video per copyright di che cosa? Della musica del gioco, quindi una cosa tattica. E ce l'abbiamo fatta. Non ci... Madonna, l'81esimo quando mi ha segnalato, io ho detto minghie, qua è dura. Però poi la PC Mod, PC Mod ci ha aiutato, quindi, beh, scusate, 11 tiri io, 10 in porta io, 5 tiri lui, 4 in porta lui, ne ho fatti di doppio, non potevo perdere. Quindi ragazzi, questo Pink Pan è dato alla grande Hermione, quindi spero che il video vi sia piaciuto, scrivetemi nei commenti, vedete, un attimo, mi è uscito dal gioco, io ora cosa devo fare? Devo riandare su FIFA 14 e mi conta una sconfitta, cioè mi conta la... disconnessione, se si dice così, da una partita, quindi si modifica il valore, il moltiplicatore RIT, che sarebbe ritiri. Quindi ragazzi, scrivetemi qui sotto, ma faccio come i grandi youtuber che fanno qui sotto, qui, un bel commento, vi prego scrivetemelo, perché così i vostri iscritti vedono che voi avete commentato un video, vengono a vedere questo video e io divento sempre più magico, cioè inizio a monopolizzare YouTube. E no, appunto, vi chiedo gentilmente, oppure un'altra cosa, non si avvia più come sta per succedere, ora mi darà un errore, quindi non prendete mai giochi direttamente dalla console. Comunque, tornando a parlare di prima, mi raccomando, aggiungete questo video preferiti, mettete mi piace, come vedete non è, si è avviato, mi dà un bel errore, mettete mi piace, aggiungete preferiti, commentate, voglio 1200 mi piace e 500 commenti, ragazzi, quindi io commenterei questo video, anche perché domani finirà il contest dell'iscritto più attivo, andrò a dare 100.000 crediti a qualcuno, a questo qualcuno appunto è l'iscritto più attivo. Quindi, boh ragazzi, detto questo, io vi saluto, mi raccomando, state sul mio canale in queste 2 settimane che saranno video magici, e detto questo, vi saluto tutti i componenti, a palla di sempre al prossimo video, bolla!